Allora, avevo pensato, se mi riuscirà, di fare una sintesi di tutto il cammino che abbiamo fatto in quest'anno e mezzo. Vi ricordate, siamo partiti con quella domanda che sembrava divertente, sembrava provocatoria, perché celebriamo l'Eucaristia? Erano partiti da questa provocazione, anche grazie alla sensibilità di Don Ernesto, che chiedeva che la comunità potesse interrogarsi su questo mistero così grande che è la celebrazione eucaristica. Perché guardate, il cambiamento, la conversione, o sarà una conversione eucaristica o non sarà una vera conversione. O ci riconvertiamo all'Eucaristia o non ci riconvertiamo a niente. Perché fateci caso, lo sappiamo, quante volte noi tendiamo di fare delle conversioni, beh, questa cosa non la voglio fare più, così e colà, però poi cade perché si appoggia su qualcosa che molte volte forse si appoggia più su noi stessi e che non appoggiarsi sul Signore. E quindi è dal Signore che poi nasce e viene fuori tutto, anche quella capacità e volontà poi di poter poi convertirsi. E quindi riscoprire la centralità dell'Eucaristia e della celebrazione eucaristica nella nostra vita, poi veramente lì è tutto. E facendoci quella domanda, vi ricordate all'inizio, non abbiamo dato una risposta, abbiamo preferito fare un percorso anche lungo, come abbiamo notato, un percorso qualche volta anche un poco stancante, un percorso qualche volta anche un poco noioso per certi passaggi, però necessari e naturali dover fare questi passaggi. Abbiamo preferito fare questo percorso quasi per arrivare poi a scoprire la risposta del perché celebriamo l'Eucaristia. Vedete, molte volte è come quando ci mettiamo davanti a un quadro. Abbiamo due possibilità. O ci mettiamo sotto il quadro o ci allontaniamo dal quadro. Se ci allontaniamo dal quadro noi possiamo cogliere il tutto e man mano poi ci avviciniamo e cogliamo poi i particolari. Però se ci mettiamo sotto il quadro il rischio qual è? Che cogliamo un solo particolare e non cogliamo il tutto. Quindi allora potevamo rispondere perché celebriamo l'Eucaristia per diventare un solo corpo. Una bella risposta, vicino alle altre belle risposte che conosciamo, però forse non avremmo colto niente. Invece, partiti da lontano e abbiamo visto perché poi siamo arrivati a comprendere quasi automaticamente, con tutto il percorso fatto, del perché poi siamo chiamati e diventiamo un solo corpo. E abbiamo visto l'ultima volta, se vi ricordate, quindi in quella risposta, come nella preghiera eucaristica, quella che di fatto noi celebriamo, quella che ascoltiamo, quella che viene detta a ogni celebrazione, lì abbiamo quella risposta. Affinché tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice diventino un solo corpo in Cristo. Quindi perché celebriamo l'Eucaristia? Per riscoprire la nostra vocazione. Celebriamo l'Eucaristia per riscoprire, per ridire la nostra chiamata. Quale? Quella di essere figli nel Figlio. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Nell'Eucaristia noi riscopriamo la bellezza della chiamata originaria, del fatto che siamo chiamati a immagine e somiglianza di Dio. E siccome non lo dimentichiamo, la realtà perfetta di questa immagine e somiglianza di Dio è Gesù Cristo. Quindi nell'Eucaristia noi, riscoprendo Gesù Cristo, riscopriamo noi stessi. Dice la Gaudium et Spes, solo Gesù Cristo rivela pienamente l'uomo a se stesso. Quindi se noi vogliamo veramente scoprire che cos'è l'uomo, dobbiamo solo guardare a Gesù Cristo. Guardando a Lui, scopriamo noi la pienezza dell'essere umani. Quindi quel diventare un solo corpo, il corpo di Cristo, è questo poi, perciò celebriamo l'Eucaristia. Vedete, noi molte volte noi oggi operiamo una distinzione, veramente sempre c'è stata questa distinzione, tra il corpo sacramentale e il corpo mistico, corpo sacramentale o corpo reale. E noi per corpo reale intendiamo l'Eucaristia, per corpo mistico intendiamo la Chiesa. Sapete, nei primi tempi della Chiesa era l'inverso. Il corpo reale era la Chiesa e il corpo mistico era l'Eucaristia. Poi purtroppo le cose si sono invertite. Però capite,
percepirsi Chiesa come corpo reale di Cristo è qualcosa veramente di bello. Quindi sapere che noi Chiesa, e attenzione, non cadiamo sempre in quell'errore di quando usiamo dei termini di considerarli universali, la Chiesa, concetto universale, l'amore, il concetto universale, la fraternità, il concetto... No, la fraternità è quella che io mi sforzo di fare con la persona che mi sta a fianco. La Chiesa è questa realtà di battezzati che sono io e questa persona che mi sta a fianco. Quindi partendo dal concetto concreto io poi mi aprirò a quello universale. Quindi Chiesa, il corpo di Cristo, io, lui, lei, l'altro, siamo questo corpo di Cristo. Come diceva Ernesto nella preghiera, di cui lui è il capo e noi siamo le membra. Quindi celebriamo l'Eucaristia semplicemente per dire a noi stessi questa realtà, per crescere sempre di più in questa realtà, che per quanto ci appartiene, per costituzione divina, poi che deve realizzarsi in noi è il percorso poi della nostra vita. Se noi chiedessimo a qualcuno, no? Qual è per un cattolico la cosa più importante? Ci dicono la messa, e anche noi lo diremo la messa. Se chiediamo della messa qual è la cosa più importante? La consacrazione. E nella trovata scorsa è vero in parte, non completamente, perché la cosa più importante è la comunione. E se diciamo della consacrazione la cosa più importante qual è? Il fatto che il corpo e il sangue, il pane e il vino diventi il corpo e il sangue di Cristo, quindi la trasformazione. Col termine tecnico, la transustanziazione. Lo siamo il termine tecnico e stiamo facendo, abbiamo fatto questo percorso, perciò lo siamo. Però se poi proviamo a dire che se è vero che la cosa più importante è questa trasformazione, e in base a quello che abbiamo detto, che siamo noi chiamati a trasformarci, qui forse restiamo un poco così. Abbiamo detto l'altra scorsa, ricordate che quella trasformazione del pane e del vino è in vista della nostra trasformazione nel corpo e sangue di Cristo, nel corpo di Cristo. Quindi c'è vera transustanziazione delle specie, pane e vino, corpo e sangue, come vera la nostra transustanziazione nel corpo ecclesiale. E quindi è bellissimo sapere che di domenica in domenica o di giorno in giorno io sono sempre più trasformato, anzi transustanziato. Vedete, la parola transustanziazione ha a che fare con la sostanza, è la sostanza che si tramuta. Quindi vuol dire che questa sostanza che sono io, questa viene tramutata nel corpo di Cristo. Dicevano i padri della Chiesa, quando noi facciamo la comunione al corpo di Cristo, se è vero che anche nel pezzo di pane c'è Cristo presente anche con il suo sangue, e quando io faccio la comunione, il sangue di Cristo circola nel mio sangue. Io sono consanguineo di Cristo. Se mi facessero una trasfusione, è il sangue mio e quello di Cristo. È il sangue di Cristo che inizia a circolare nelle mie vene. È il corpo di Cristo che inizia a diventare anche corpo del mio corpo. E la consapevolezza che questa realtà di questo solo corpo, attenzione a questo rischio però, non è che io divento il corpo di Cristo, divento il solo corpo di Cristo, ma dice nella preghiera affinché tutti coloro che mangeranno e berranno, quindi tutti coloro, quindi la Chiesa che è lì presente, la comunità che sta celebrando. Ora, per la verità dobbiamo dire una cosa, che se Don Ernesto mi è antipatico, non è che facendo la comunione mi diventa simpatico, non è che succede questo, però perlomeno dovrebbe succedere dentro di me il desiderio che questa antipatia non diventi un ostacolo a vivere una relazione tra me e lui. Perlomeno questo dovrebbe esserci. E al ritmo delle celebrazioni, questo desiderio, diventando sempre più forte, proprio per quell'unione a Cristo, arriverà a un certo punto che ci sarà quella piena comunione. Quindi la piena comunione, anche qui, non è una cosa automatica o meccanica, ma comporta sempre quella nostra, quel nostro cammino verso quella realtà. Siamo partiti,
siamo arrivati a questo nel nostro percorso. Però poi ci siamo detti all'inizio proprio del perché celebriamo l'Eucaristia, abbiamo detto che è capito che a fondamento della nostra vita cristiana, del fatto che noi ci diciamo e siamo cristiani, non c'è quindi un'idea. Dici, io sono cristiano perché? Perché in quanto cristiano c'è questa cosa così bella che appunto c'è il Signore che è il creatore, il Signore... Non è un'idea a fondamento del nostro essere, dici cristiani. Ma ciò che fonde il nostro essere cristiani, c'è un fatto, un dato storico. E questo fatto, il dato storico, l'evento, abbiamo visto, se vi ricordate, è l'incarnazione. Quando leggiamo, li diciamo nel credo, con quel verbo, vi ricordate che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Vi ricordate, noi ci fermammo su questo verbo, dicevamo che questo verbo, il discendere, è un verbo fortissimo, un verbo fondamentale, che costituisce il nostro essere cristiani. Perché se lui non fosse sceso, disceso, noi non abbiamo dovuto fare niente. Non è una nostra capacità poter salire, è una sua facoltà scendere verso di noi. Perché lui è sceso, io l'ho incontrato. Quindi vuol dire che io con la mia mente, con la mia ragione, posso arrivare all'idea di un Dio creatore. A questo ci posso arrivare. Forse posso arrivare anche all'idea di un Dio che può essere più o meno buono, perché poi se leggo la storia vedo che questo Dio non è tanto buono. Ma l'idea di un Dio che esiste, che si rivela e che si fa vicino a me, si fa prossimo e si mette a mio fianco, posso arrivare solo perché questo Dio questo l'ha fatto. E quindi questo suo discendere. E se vi ricordate abbiamo anche detto, abbiamo visto che nell'originale greco questo verbo discendere assume un nome particolare che si chiama, si dice abbassamento, la kenosi, se volete lo svuotamento. Cioè Dio, uno dei tre, il figlio, si è svuotato per abbassarsi e venire in mezzo a noi. Se vi ricordate quando facevamo l'ultimo incontro, la domenica successiva c'era la lettura di Isaia, quella che noi vedemmo santo, 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 se vi ricordate. E lì, se vi ricordate, in quell'esperienza Isaia, lui proprio questo dice. Quando lui ha la visione di Dio, lui dice, mamma mia, davanti a Dio, dice, io mo sono morto, perché sono un uomo dalle labbra impure. E il Signore dice, non ti preoccupare, poi mandi il cherubino con il tizzone fumigante e gli tocca le labbra. Dice, ora sei purificato. Quindi c'è questo fatto che lui, svuotandosi, perché altrimenti io per costituzione sono incapace, come abbiamo detto e abbiamo visto, di poter comprendere, di poter cogliere il Signore. Quindi in questo suo svuotarsi, in questo suo abbassarsi, ha corso un rischio, e lo sta correndo tuttora, che siccome si è fatto in tutto simile a noi, noi potremmo anche non calcolarlo, e tantissime volte noi non lo calcoliamo. Vedete, il peccato più grande, sapete probabilmente nei confronti di Dio qual è? Quello che noi rifiutiamo l'incarnazione. Cioè noi rifiutiamo il modo in cui Lui ha scelto di venire in mezzo a noi. Se vi ricordate nelle tentazioni, una domenica di Quaresima, è proprio questo. Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventi pane, buttati giù, prostati ai miei piedi. Cioè fa un segno attraverso il quale noi possiamo vedere. E quindi possiamo sentirci anche noi garantiti che tu sei il figlio di Dio. Perché davanti ai segni che riempiono gli occhi ma non cambiano la vita, noi potremo credere. Chi ha partecipato alla messa di oggi, la parabola del ricco ebulone e il povero Lazzaro. Quando poi l'ebulone dice, allora manda qualcuno a casa dei miei. Dice, perché se va uno che risorge dai morti, crederanno. E il Signore risponde, no. Perché se anche uno sorge dai morti, ma il suo cuore è chiuso, non crederà. Ma perché nei Vangeli vi ricordate Gesù quante risurrezioni ha operato? E si sono convertiti? No. Anzi, quando risuscitò Lazzaro, decisero ancora di più di farlo morire, proprio davanti alla risurrezione di Lazzaro. Fa problema l'incarnazione di Dio. Perché abituati o volendo un Dio che viene e ti riscatta e fa forza e si impone con l'onnipotenza a un Dio invece che si
propone con la debolezza, voi capite? A un Dio che io vorrei che lui mi prendesse in braccio, a un Dio che si fa bambino per essere preso in braccio, e cambia tutto. La stessa incarnazione, questa qui, è quella che avviene nell'Eucaristia, non avviene un'altra nell'Eucaristia. Perché nell'Eucaristia scende quella stessa debolezza, non l'onnipotenza, quella che noi potremmo immaginarci con i nostri occhi. E quindi, se non ho consapevolezza di questo percorso, quella sarà un rito esteriore che non cambierà la nostra vita. Quindi questo abbassarsi, questa kenosi, dice San Paolo nelle lettere ai Filippesi, Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini gli apparsi in forma umana. Spogliò se stesso assumendo la condizione di servo. A noi che siamo malati molte volte di protagonismo, di quella chiesa che possa farsi valere, queste cose dovremmo ricordarle un poco più spesso. A qualche volta restiamo scandalizzati, no? Quando davanti al Papa, ai Vescovi, ai sacerdoti o alla Chiesa così la trattano con indifferenza o con superficialità. Ma non hanno un poco di rispetto. Non l'hanno avuto con il Figlio di Dio, perché dovrebbe averla con noi? Certe reazioni, dovremmo fare un poco più di attenzione a certe reazioni, levate di scudi che noi molte volte per difendere più la nostra idea di Chiesa molte volte che non ciò che la Chiesa veramente è con l'incarnazione. Da qui abbiamo visto come tutto questo lo possiamo percepire, lo possiamo cogliere da un fatto, leggendo quel numero 2 della De Verbum che vi dissi, se vi ricordate, un numero bellissimo. Quando lì si leggeva così, si legge così. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare se stesso. Guardate, i fogli, se li tenete ancora a casa, riprendetelo ogni tanto quel foglio. Oppure se su internet lo si trova, De Verbum numero 2. Quanto potrebbe farci del bene questo fatto? Cioè capire che effettivamente tutto nasce per una benevolenza del Signore, motivato da nulla, solo dalla sua benevolenza. E l'anno della misericordia che stiamo vivendo, proprio questo ci sta dicendo. Mi raccomando, non passiamo in secondo piano sotto silenzio quest'anno della misericordia, che è fondamentale nella nostra vita. Che cosa spinge Dio ad agire verso di noi? Il fatto che siamo peccatori? No. Spinge Dio ad agire verso di noi il fatto che Lui ci ama, ci vuole bene e usa benevolenza. Quindi Dio è mosso solo dalla sua benevolenza. Perché altrimenti, capite, sarebbe mosso da un motivo particolare. E qui sarebbe una motivazione in Lui. È solo la sua benevolenza che lo muove, lo spinge. E nel suo uscire da se stesso verso di noi, questo suo venire verso di noi, questo è la misericordia, questo fatto che lui viene e si volge a noi, l'azione di Dio verso l'uomo si chiama misericordia. E lì dice che lo scopo del fatto che Dio esca da se stesso e quindi la benevolenza che ha verso di noi ha una finalità ben precisa, perché vuole ammettere l'uomo alla comunione con sé. Quindi Dio ha fatto tutto questo perché vuole ammetterci alla comunione con sé, cioè vuole renderci partecipi della sua vita divina. Quindi noi, per vocazione e per benevolenza divina, siamo chiamati alla piena comunione con Lui, cioè a vivere della sua vita divina. Diciamolo pure, senza paura, senza altri termini, siamo chiamati a diventare come Dio. I padri della Chiesa su questo erano proprio chiarissimi. C'è un'omelia, abbiamo noi nella lettura patristica, del Beato Isacco da Stella. Sui fogli che vedete c'è riportato lì. Alla fine noi siamo chiamati a essere, diventare come Dio. E lo diventeremo, sapete perché? Perché quando andremo lì,
faccia a faccia. E quindi vedendo ci sarà questa comunione piena, che se già adesso ci è anticipato che tutto ciò che lui passa anche a noi, è lì. San Giovanni lo dice, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato, però sappiamo che saremo come lui. In che modo? Come la trasfigurazione domenica scorsa. Sì, cerchiamo di parlare, ma che cos'è? Non lo sappiamo. Come sarà? Non lo sappiamo. E poi gli dice, tutto questo però, come avviene, come si realizza, è sempre il numero 2, dice così, attraverso eventi e parole intimamente connessi. Quindi la rivelazione, il fatto che Dio si fa conoscere con eventi, cioè con fatti, con situazioni e con parole. Perché vi ricordate, dicemmo che i fatti, gli eventi, non sono univoci. Allora c'è necessaria una parola, la parola che deve chiarire quel gesto e fa uscire il gesto dalla ambivalenza dei vari significati. I vari esempi, ricordate, io posso dare uno schiaffo, però se dico uno schiaffo così quando sei bravo, capisco che quello schiaffo è lo schiaffetto di benevolenza, non perché lo sto picchiando. Da qui dicemmo il problema della comunicazione, se vi ricordate. E partimmo da quell'affermazione che ci fa l'antropologia teologica, dove dice che l'uomo è uno spirito incarnato. Però è vero anche che quello che io tengo dentro, proprio perché viviamo in relazione, perché l'uomo per costituzione è chiamato a vivere una relazione, quello che io tengo dentro necessariamente lo devo comunicare a un altro. Ora, siccome sono uno spirito incarnato e quello che io provo per un altro ce l'ho dentro, affinché arrivi ad un altro c'è necessario di una mediazione. E abbiamo visto che le mediazioni che noi abbiamo a disposizione sono le parole, i gesti. Attraverso le parole e i gesti noi entriamo in comunicazione l'uno con l'altro. Quindi io posso dire a te qualcosa di quello che io profondamente ho dentro e provo verso di te attraverso un gesto oppure attraverso la parola. Meglio ancora, attraverso gesti e parole. Questo lo facciamo noi esseri umani, ma questo lo fa pure Dio con noi. Perché altrimenti abbiamo detto, ricordate con quella battuta, il linguaggio di Dio noi non lo conosciamo. Dio parla il trinitesco, diciamo per battuta. Quindi Dio può parlare all'infinito, ma se non parla il mio linguaggio, io a Dio non lo capirò mai. Quindi lui che cosa ha fatto? Si è adattato proprio nell'incarnazione. Quindi assumendo il mio corpo, assumendo anche il mio linguaggio, anche i miei gesti. Per cui capiamo perché Gesù accoglieva i peccatori. Perché Gesù benediceva. Ed è l'agire di Dio che io non potrei capire, Gesù incarnandosi me lo fa capire così come io lo posso capire. Se vi ricordate, facciamo quell'esempio bellissimo, che è il papà che deve farsi capire dal bambino piccolo, abbassandosi lui verso il bambino, facendo le moine così, che sono stupidaggini per i grandi, ma non per il bambino, perché il bambino così capisce. Non è un bambino che deve capire al padre che è grande, è una cosa innaturale questa. Quindi il padre che si abbassa verso il bambino. E così fa Dio. Tutto questo avviene dove? Nella storia, non al di fuori della storia. Perché attenzione, noi potremmo difettare anche in questo, pensare che gli interventi di Dio sono al di fuori della storia. No, Dio interviene nella storia, nella nostra storia. San Paolo dice, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. È nella storia. E non semplicemente nella storia di 2000 anni fa o nella storia dei profeti, nella nostra storia. Quindi Dio noi lo dobbiamo cercare nella nostra storia, nella mia storia, nei miei avvenimenti, nei miei fatti, in quello che mi succede, non tra le nuvole. Perché se io continuo ancora a guardare le nuvole così, sapete perché? Perché lui è sceso dalle nuvole. Quando è salito, se vi ricordate, nell'ascensione gli apostoli stavano così, arrivano gli angeli, perché state a fissare il cielo? Quindi dovremmo anche qui operare un cambio di prospettiva. Padre nostro che sei nei cieli, è vero il Padre che è nei cieli, ma i figli di questo Padre stanno sulla terra e i figli di questo Padre sono il luogo dove il Padre si compiace di abitare, il corpo di Cristo. Quindi la comunicazione avviene attraverso parole, gesti, segni che mediano questa realtà. La realtà sacramentale di cui vive la Chiesa, e specifico la liturgia, è tutta impegnata, abbiamo visto, sui segni. Da qui abbiamo fatto un altro passaggio
con Sacrosanctum Concilium, al numero 2, dobbiamo iniziare a capire che cos'è la liturgia. E se vi ricordate il termine di liturgia, questo termine greco, che significa un'opera, un'azione fatta o dal popolo o a favore del popolo. Quindi abbiamo detto che la liturgia, di cui noi abbiamo celebrazione liturgica, liturgia della parola, liturgia eucaristica, liturgia battesimale, liturgia esequiale, quindi liturgia, è un'azione, non è un pensiero, non è una catechesi. Questa non è liturgia che stiamo facendo noi, perché stiamo parlando, non stiamo facendo un'azione, stiamo compiendo un'azione. Durante la liturgia si compie un'azione. E qual è l'azione che viene compiuta durante la liturgia? È l'opera della nostra redenzione. Nella liturgia noi celebriamo il fatto di essere stati redenti. Quindi la liturgia non è una nostra opera, andiamo noi durante la messa perché il Signore deve essere placato dai nostri sacrifici, dalle nostre preghiere. Andiamo noi a messa perché dobbiamo andare a messa perché altrimenti il Signore si arrabbia. Andiamo noi a messa perché se non andiamo a messa il Signore è senza far niente. No, noi andiamo a messa perché il Signore ha qualcosa Lui da fare a noi. Liturgia, operazione o fatta dal popolo o fatta a favore del popolo. Nelle celebrazioni il Signore fa qualcosa a favore del suo popolo. E questa cosa che Lui fa a favore nostro è proprio la redenzione, il fatto che ci salva. Salvare nel linguaggio biblico significa proprio questo, essere ammessi alla comunione con Lui. Quindi Lui scende durante la celebrazione e ci ammette alla comunione con sé, salvandoci. Diventiamo così, ci redime dal nostro peccato e dalla nostra colpa. E abbiamo visto col numero 2 che così la liturgia, proprio per il fatto della comunicazione, è composta da elementi visibili e invisibili, umani e divini, aperti all'eternità ma nel tempo. Per cui abbiamo anche capito, ci siamo anche detti, perché la liturgia allora ha bisogno dell'incenso, ha bisogno di un segno, ha bisogno di, della processione che si fa, ha bisogno di quei riti esteriori, proprio affinché noi possiamo capire, e queste realtà esteriori veicolano quella invisibile, la grazia di Dio, perché noi per Costituzione abbiamo detto necessariamente solo così può arrivare, altrimenti a noi non arriverebbe. Però facendo attenzione, ci ricordava il numero 2, che tutto ciò che è visibile è a servizio di quello che è invisibile. Guai a assolutizzare i gesti. Tutto questo è possibile perché durante le azioni liturgiche è Cristo stesso che è presente. Quindi, quando uno battezza, è Cristo che battezza. Quando si legge la Sacra Scrittura è Cristo che parla. Quando si celebra il Divino Sacrificio è Cristo che è presente e spezza il suo pane. Ecco perché è efficace la liturgia, perché è Lui che è presente. Infatti Lui, mandando gli apostoli, si legge al numero 7, questo, mandando gli apostoli come Lui è stato mandato, li ha mandati non solo finché annunciassero la salvezza, ma la rendessero anche presente. Quindi la vita della Chiesa si impernia tutta sull'azione liturgica, che non esaurisce certamente la sua vita, perché c'è anche la catechesi e la carità. Però capite, la liturgia così costituisce culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. E il secondo blocco che facemmo, se vi ricordate. Da qui abbiamo avuto poi la pausa estiva e abbiamo iniziato l'anno scorso, con l'inizio dell'anno pastorale, con ottobre, e iniziamo, se vi ricordate, a vedere la celebrazione poi eucaristica. Vi ricordate, leggemmo il numero 56, sempre di Sacrosanctum Concilium, dove lì viene detto che la celebrazione eucaristica è formata da due parti, liturgia della parola e liturgia eucaristica. Però queste due realtà non sono realtà separate l'una dall'altra, ma tutte e due sono chiamate a costituire un solo atto di culto, per cui ne abbiamo la celebrazione eucaristica. Mentre prima vi ricordate con sempre la famosissima domanda, ma quando vale la messa? Perché prima le letture venivano considerate come una parte propedeutica alla celebrazione eucaristica. Invece no, non è così. E quindi abbiamo visto
la composizione della celebrazione eucaristica, e abbiamo letto e abbiamo visto che ci sono i riti di introduzione, i riti introduttivi, il canto d'ingresso, il segno della croce, il saluto, l'atto penitenziale, il gloria, l'orazione colletta. Abbiamo visto che lo scopo di questi riti è di introdurci alla celebrazione. Con il fatto che la consapevolezza che noi veniamo da una distrazione, veniamo da casa nostra, veniamo da un momento prima che stiamo parlando, siccome stiamo per entrare in questo grande mistero, abbiamo bisogno di ambientarci a questo mistero. I riti di introduzione ci aiutano in questo, ci fanno prendere consapevolezza del mistero che stiamo per celebrare, ci fanno prendere anche consapevolezza delle nostre mancanze, l'atto penitenziale, ci ricordano però stiamo davanti al Signore risorto, il Signore sia con voi e con il tuo spirito, quindi è Lui risorto presente, e ci raduniamo e ci convochiamo intorno a Lui, e già ci aiutano a farci prendere consapevolezza che siamo chiamati a diventare una sola cosa, il canto d'ingresso, confesso a voi fratelli e a Dio Onnipotente. Ambientati così, un poco già con la mente rivolta verso il Signore, ci sediamo comodamente e ascoltiamo la parola del Signore, il Signore che ci parla. Qui, anche qui, non lo dimentichiamo, il Signore ci parla. Il nostro Dio è un Dio che parla, non è un Dio muto. Però affinché Lui possa parlare è necessario che io l'ascolti. Allora, l'ambiente principe che la Chiesa dovrebbe creare è un ambiente di ascolto. E vi ricordate, qui vediamo anche l'importanza anche del lettore. Quando io vado e inizio a proclamare la parola di Dio, non posso proclamare mentre chi si sta ancora sedendo, chi sta così, devo avere anche la capacità, mentre arrivo lì, un attimo, guardo l'assemblea, si sono seduti, inizio dal libro del profeta Isaia, e non mentre chi si siede, piacendo una cosa così, perché l'idea che passa qual è? Vabbè, non vi preoccupate, mo leggo, poi vedetevela voi, non è tanto importante quello che poi qui sto facendo, sto leggendo. Il Signore parla e io ascolto. Ricordate l'immagine che usammo? Il lettore è la bocca di Dio che parla, la comunità è l'orecchio che ascolta. E quindi lì facciamo anche l'esempio, ricordate, anche fisicamente il volto della comunità è tutta protesa verso l'ambone, luogo sacrale, poi da dove lì, ripeto, il Signore parla attraverso la bocca del lettore. Abbiamo visto che c'è quella struttura particolare, la prima lettura, il salmo responsoriale che è di risposta alla prima lettura, la seconda lettura, il canto al Vangelo e poi la proclamazione del Vangelo, fatta in modo solenne perché sono le parole stesse di Cristo, quindi ci alziamo in piedi per rispetto, per onore, davanti poi alla parola del Signore che sta per parlare alla comunità come sue parole proprio stesse. Poi abbiamo la professione di fede, è la preghiera dei fedeli. Anche qui vi ricordate, dicevamo che la preghiera dei fedeli non è che è meno importante, anzi è il secondo pilastro, il primo Dio che parla, il secondo pilastro è noi che parliamo a Dio. Se è vero che c'è un dialogo, c'è una conversazione, Lui parla a noi e noi parliamo a Lui. Quindi se prima il lettore è la bocca di Dio e la comunità è orecchi che ascoltano, in questo momento il lettore è la bocca della comunità che parla a Dio e orecchi che ascoltano. Però dicevo anche che pure la preghiera di fedeli non è una preghiera personale, non è che si pregano per le intenzioni personali di qualcuno, si prega per la Chiesa universale, si prega per il mondo, per situazioni particolari che si sta vivendo, per la comunità locale. E non è che io prego perché tengo una situazione così, o prego perché l'altra cosa mi fa male la gamba e quindi così. Secondo momento, la liturgia eucaristica. E abbiamo visto il lungo e il largo la volta scorsa, anzi no, poi lì ci fermiamo se vi ricordate, ci fermiamo lì perché avremmo dovuto iniziare con la liturgia eucaristica. Riprendemmo il discorso della liturgia eucaristica riponendoci di nuovo a domanda perché celebriamo l'Eucaristia. E vi ricordate, abbiamo iniziato il lungo racconto partendo dalla Genesi. E abbiamo visto che tutto nasce attraverso un paradiso, attraverso, o meglio, un giardino, dove in questo giardino Dio si compiace di abitare e si compiace di abitare con la sua creatura. Quindi questo uomo lo modella, lo plasma e lo mette lì nel giardino, attraverso quelle immagini di lavorare il giardino, della creazione bellissima, l'acqua che scendeva con abbondanza, la creazione poi della donna affinché ci fosse questa piena realtà di comunione tra di loro, a indicare la piena comunione poi con il Signore. Anche quelle immagini, ricordate, della piena e perfetta nudità dove non provavano vergogna. Immagine ad indicare la relazione piena poi con il Signore. Genesi 2, Genesi 3, il demonio che viene e viene a rompere sempre il quadro poi originale, il disegno voluto da Dio. Il Signore non si ferma davanti al no del demonio come non si ferma davanti al nostro peccato, ma va oltre. Perché? Perché ha promesso.
queste promesse l'abbiamo visto con il rituale di alleanza, soprattutto con Abramo. Vi ricordate? Quando il Signore chiama ad Abramo e stipula con lui l'alleanza. Prendi gli animali, dividili in metà e passiamo in mezzo. E vi ricordate? Passiamo in mezzo, però è lui solo che passa in mezzo. E quindi è lui che si impegna nei confronti dell'uomo ad essere fedele all'uomo. Quindi anche quando l'uomo non sarà fedele a Dio, Dio, in forza dell'alleanza che lui ha stipulato con l'uomo, sarà fedele all'uomo. Abbiamo visto quindi l'importanza degli animali uccisi, l'importanza del sangue, che sarà ripresa poi con l'alleanza che il Signore stipulerà con Mosè. Vi ricordate? Prendi l'alleanza sull'altare e sulle 12 tribù. E poi abbiamo visto da questo l'uscita dall'Egitto. Con lo stare in Egitto, con la schiavitù, e il Signore che dopo 430 anni interviene a liberare il suo popolo. Ricordate nel libro dell'Esodo, quando il Signore parlando con Mosè dice: ho udito il grido degli ebrei che gridano verso di me e sono sceso per liberarlo. Certo, ci ha messo un po' di tempo per scendere, però i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Quindi scende per liberare, però vedete come scende per liberarlo? Attraverso Mosè. Non è che scende lui direttamente e lo libera. Quindi chiede una collaborazione, chiede che qualcuno faccia a posto suo. E quindi Mosè deve andare, poi vi ricordate, lì abbiamo visto, quando poi abbiamo visto in modo particolare Esodo 12, con il versetto 13 e 14. Prenderete l'agnello, così lo porrete sugli stipiti di case, mangerete in quella casa, quando io passerò, l'angelo sterminatore, non ci sarà morte per quelli che stanno in quella casa dove è segnato col sangue dell'agnello. Quindi abbiamo visto l'importanza di quel sangue che indica appartenenza, che indica anche salvezza, perché vedendo quel sangue quindi non sarò ucciso. E abbiamo detto, abbiamo visto, ed era la parte centrale, se vi ricordate, che Israele, celebrando quella Pasqua, anche se fisicamente stava lì in Egitto, però veramente, realmente, già non era più soggetta alla schiavitù del faraone, ma già viveva nella condizione di libertà. Quindi anche se fisicamente si trovava in Egitto, però veramente, realmente, era già nella condizione di libertà. Quella libertà che sarebbe venuta il giorno dopo, con il passaggio del Mar Rosso, che segna l'evento fondatore, capitale, importanza, dove effettivamente c'è il passaggio anche fisico dalla schiavitù alla libertà, passaggio fisico di quello che già veramente, realmente era avvenuto. Il versetto poi 14 dice così, che quella celebrazione sarà un memoriale per sempre. Quindi gli ebrei, dopo usciti dall'Egitto, di anno in anno dovranno sempre riprendere quel segno, dovranno sempre riprendere quel gesto e quelle parole da dire, perché riprendendo quei gesti, quelle parole, quei segni da compiere, loro avrebbero di nuovo attinto la salvezza, l'efficacia di quella salvezza. Quindi quella salvezza non si esaurisce lì l'ultima sera in Egitto, ma quella salvezza è per sempre. E l'uomo, l'ebreo, rifacendosi alla Pasqua ebraica, potrà sempre attingere a quella salvezza. Quella salvezza sta lì, quindi potrà sempre andare lì e prendere la salvezza di cui ha bisogno, celebrando ritualmente la Pasqua, anche se non starà più in Egitto, perché anche se uscirà dall'Egitto si scoprirà ancora defettibile e quindi tornerà idealmente sotto il faraone con il pensiero del peccato. E quindi come farà ad essere di nuovo salvato? Ritornando lì e attingendo a quella salvezza. Questo l'abbiamo visto, l'abbiamo applicato all'ultima cena di Gesù. Anche Gesù celebra quella Pasqua lì, e mentre sta celebrando quel rito, poi a un certo punto dice quelle domande, quindi aggiunge la formula: però questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, il sangue della nuova ed eterna alleanza. Quindi anche per Gesù e gli apostoli l'ultima cena lì nel cenacolo, mentre mangiano, celebrano la Pasqua, anche loro difatti già sono passati attraverso il mare della morte e quindi già nella pienezza della vita. Passaggio che avverrà veramente afferrà fisicamente il Venerdì Santo. Anche lì Gesù dice: fate questo, noi traduciamo in memoria, abbiamo visto che dovrebbe essere in memoriale, perché la memoria noi intendiamo questa, la memoriale invece è altro, come abbiamo visto. Quindi celebrando la Chiesa da quel 2000, in 2000 anni che la Chiesa celebra e celebrerà,
potrà attingere la sua salvezza ritornando lì nel cenacolo, ritrovandosi sotto la croce, ritrovando il sepolcro vuoto, e quindi mistero pasquale, celebrando la sua domenica, la Pasqua settimanale, attingerà a quella salvezza che è unica e ripetibile. Nella preghiera eucaristica questo viene, perché poi ci siamo posti la domanda, vi ricordate, com'è possibile che quando io prego questo poi si possa realizzare? E abbiamo visto che c'è un formulario chiamato la Todà, quel formulario che ha una struttura divisa in due parti, dove in una parte si fa l'anamnesi, cioè si fa memoria, si ricorda qualcosa, e questa cosa la si ricorda a Dio. Facendo questa anamnesi, questo ricordo, si pongono le basi logiche e anche teologiche per poter fare poi la domanda, l'epiclesi, la seconda parte. In pratica poter dire, Signore, tu che hai fatto così, intervieni adesso in forza dell'alleanza che tu hai stipulato con il tuo popolo. Se l'hai fatto ieri, in forza di quello che hai fatto ieri, fallo anche oggi. Quindi manda il tuo spirito affinché il corpo e il sangue di Cristo, il pane e il vino diventi corpo e sangue di Cristo. Quindi abbiamo visto la struttura della preghiera eucaristica. Dialogo invitatoriale per creare la tensione tra l'Assemblea e il Presidente, per prepararci e innalzare i cuori verso il Signore. Il prefazio inizia il grande discorso razionale, la grande preghiera, dove iniziamo, troviamo i motivi per cui dobbiamo rendere grazie per quello che il Signore ha fatto nei confronti dell'umanità, anche se l'umanità poi è stata peccatrice nei suoi confronti. Questo ci porta alla gloria del Santo. L'unico modo in cui noi possiamo esaltare la grandezza di Dio è quello di proclamarlo Santo. Riconosciuto lo santo, davanti a questa realtà, ecco Padre, ora l'epiclesi, manda il tuo spirito, quindi la richiesta di cui noi abbiamo bisogno, mandaci lo spirito di cui abbiamo bisogno affinché questa realtà, che è il nostro lavoro, il pane e il vino è il nostro lavoro, non lo dimentichiamo, che tu però ci hai donato, diventi adesso non solo il nostro lavoro, ma diventi forza per la nostra vita. L'epiclesi sui comunicanti affinché noi, che questo lo mangiamo, diventiamo la realtà dalla quale siamo partiti, un sol corpo, che è quella finale del paradiso, della comunione con te. E qui siamo arrivati, la voce di Dio, come si suol dire, e quindi di questo qua penso di aver detto tutto, credo, del tutto il cammino che abbiamo fatto. Ma qua l'applauso però lo dovevate fare. Ma vedete? Me l'avete fatto per un anno intero che non c'era bisogno. Adesso qui ci voleva. Lo so che forse aspettavate ancora un'altra cosa che io potessi. Allora la cosa che dovevo dire, l'amen finale. Se vi ricordate, quell'amen, perché quella è proprio quel sigillo proprio che noi mettiamo a tutto quello che preghiamo lì nella preghiera eucaristica, ma veramente l'amen, Signore, è così davanti a questo progetto che lui ha poi su ciascuno di noi, veramente fin dall'eternità, ma non solo singolarmente, ma proprio in modo per tutta la sua comunità, per i suoi figli, così come un genitore per tutta la sua famiglia. Io volevo chiedervi una cosa rispetto alla volta scorsa, che voi diceste che quando si va a prendere l'Eucaristia, no, non è quel fatto così, con le mani giunte, Gesù è venuto nel mio cuore, tutte queste cose che ci hanno insegnato al Catechismo e via discorrendo. Qual è l'atteggiamento che bisogna assumere quando si va a prendere l'Eucaristia? Questo è quello che volevo sapere, perché mi sono trovato un poco che non sapevo cosa dovevo fare, cioè pure la preghiera di ringraziamento, cioè, no? Voi diceste adesso Gesù si è venuto nel mio cuore, tutte queste cose che si facevano, voglio essere spiegato questa cosa qua. È bella questa domanda. Allora, se abbiamo detto che tutto è finalizzato per arrivare alla comunione, è quel momento in cui io, più che come ci avevano insegnato, vado al posto con le mani giunte e guardarmi, se diventiamo un sol corpo, quel momento in cui io ho occhi nuovi per guardare chi sta intorno a me. Quindi l'atteggiamento quello dovrebbe essere sì di ringraziamento, ma su che cosa? Sullo sguardo nuovo della comunità adesso. Perché adesso io colgo il corpo di Cristo.
la comunità cresce non per i programmi, la comunità non cresce per quello che stiamo facendo noi qui, cresce perché si alimenta del corpo di Cristo. Quello è il progetto pastorale. E quindi allora l'atteggiamento giusto qual è? Effettivamente, ecco, di avere occhi nuovi, perché ci vengono donati in quel momento gli occhi nuovi. Ma non perché cambia esternamente, cambia il mio modo di vedere. Allora, adesso in quel momento, ecco, la mano, il piede, l'occhio, il mio fratello, il corpo mistico di Cristo. Quindi l'atteggiamento giusto deve essere questo qui adesso. Cioè questo sguardo nuovo di ringraziamento, certamente, ma non perché sei venuto nel mio cuore. Mi sta anche bene se è venuto nel mio, ma se è venuto nel mio cuore per farmi capire che adesso io sono parte di questo gran, di questa grande realtà. E quindi è un sguardo che deve aprirsi a chi mi sta attorno, invece non quello di chi si chiude così perché stai dentro di me. L'abbiamo, in pratica si collega a questa domanda qui, perché purtroppo no, era la formazione che avevamo, era quella lì. Teniamo presente che la grande svolta è stato il Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II, dove in pratica si è, attraverso anche gli studi, si è un poco riscoperto l'originalità della preghiera eucaristica, quindi di quello che noi celebriamo. Perché non lo dimentichiamo, ancora adesso la nostra mentalità è una mentalità statica, cioè io vado a messa perché devo adempiere il precetto. Ma quanti di noi hanno vissuto o consapevolezza di questa realtà che abbiamo cercato di dire? Cioè io nella celebrazione eucaristica sono coinvolto in questa realtà che avviene. È una realtà dinamica, perché se già diciamo prima no, che da qui vengo ripresentato lì, quindi non sono fermo. Dicevo un professore, i piedi diventano piedi teologici, piedi che si muovono. Allora eravamo insieme, che cosa? Il mistero. Il Signore scende sull'altare, mamma mia, no, così, qualcuno un poco più temerario, cerca di vedere tra le mani, no, fammi vedere come viene. Perché così, perché. Tipo quando qualche volta, mi ricordo, quando ero bambino, c'era il film di paura, non volevo vedere, però volevo qualcosa, volevo vederlo. Quindi la mano così, però, un occhio chiuso e un occhio aperto, per cercare qualcosa di vedere, non tutto, ma cosa volevo vedere. Così pure portate con lui, il Signore scende sull'altare, quindi. Era la formazione di allora. Sbagliata, era quello che sapevamo, non era sbagliata. Vissuta bene, era un bene. Io penso che nessuno di noi, no, oggi, detto oggi abbiamo i cellulari, nessuno di noi rifiuta il cellulare, ti trovi fuori e ne hai bisogno. È una scoperta che è arrivata e rendiamo grazie di questa scoperta. Anche quello però può diventare un male. Però voglio dire, il progresso, adesso non è che si tratta di aver fatto un progresso nella celebrazione, molto più, però siamo ritornati alle fonti, perché le fonti di questo parlano. Come ricordate, una domanda che ho fatto alla comunione sulla mano o in bocca, mi pare, ho fatto questa comunione, questa domanda qui. All'inizio era così, la comunione veniva andata in bocca, veniva sulla mano. Poi si è parlato per l'indegnità, siamo indegni, il rischio della profanazione. L'orante, chi prega sta così, questa è la forma dell'orante. Fatevi un giro, e questo potrebbe essere una bella cosa, potrebbe essere la fine dell'anno sull'Eucaristia, no? Però se possiamo poi pensare, un giro nelle catacombe a Roma, e lì ci sono le figure dell'orante. L'orante sta sempre così. Si fa riferimento a Mosè, San Paolo, a Gesù sulla croce. Quindi chi prega, prega così, ed è l'atteggiamento di chi si offre in sacrificio per quelli che stanno dietro. È l'atteggiamento di chi sta così, di chi accoglie. E noi durante in quel momento non stiamo ancora accogliendo, quel momento in cui intercediamo per coloro che ci sono dietro, per i fratelli, non è neanche il darsi la mano. Perché darsi la mano dopo noi ci scambieremo il gesto di pace. E dipende dalla catechesi.
E quindi, ecco, qui ecco, ci vorrebbe la catechesi durante il catechismo ai bambini, agli adulti, come abbiamo fatto in questo momento, anche durante la celebrazione. Però, ecco, l'importante è poi spiegare, però, non dire non si fa, perché se io dico non si fa, non risolve il problema. Allora, perché fuori il fatto del concilio, no? Che la riforma liturgica non è semplicemente dal latino facciamo in italiano, ma spiegare quei segni, quei gesti, perché se non li spiego poi non veicolano e poi diventano formali, per cui ti do la mano però non so quello che significa nel momento in cui sto dando la mano. E la pace, perché poi attenzione, quando diamo la mano lì non è che la pace sia con te, è la pace del Signore che è con te. Io non ti sto dando la mia pace, è la pace del Signore che passa attraverso di me, certamente, ma è la sua che ti do, ti offro e ti auguro, non ti do la mia. Aspetta, scusa. Prima abbiamo parlato di transustanziazione, della trasformazione del pane e del vino in corpo e sangue, però in molte chiese, siccome noi riceviamo solamente l'ostia, voglio dire, avviene solo la trasformazione del pane in corpo e il vino invece, per riceverlo io devo berlo. Sì, allora, sì. Allora, per questo qua, attenzione, perché il Concilio di Trento è stato preciso su questo. Nel corpo c'è tutto Cristo, nel corpo, nel pane. Nel pane c'è tutto Cristo, nel pane. Nel vino c'è tutto Cristo. Quindi se io faccio comunione al corpo, a tutto il Cristo, posso fare comunione, può capire anche, finiscono le particole, c'è solo il vino consacrato, posso fare la comunione al vino, lì c'è tutto Cristo. Ora, il fare la comunione, anche per rispondere al Signore prima, al corpo e al sangue, per la pienezza del segno, per la verità del segno, sarebbe l'ideale farla al corpo e al sangue. Però se la facciamo solo a quello là, non è che è a metà, è tutt'uno. E se la faccio tutte e due, non è che è due volte o di più, è sempre una sola realtà, è Cristo quello è. Quindi nel corpo, il problema è questo qui, che io non condivido però. Dice così, però un'assemblea troppo numerosa, se facciamo la comunione sotto le due specie, poi diventa troppo lunga, se si prolunga di più. E qui sempre il discorso è quello lì, se è la verità del segno che dobbiamo celebrare, effettivamente perché dobbiamo stare nei 45 minuti o nei 40 minuti. Ad esempio, io ho partecipato negli Stati Uniti, ho visto che fanno così: il sacerdote, un ministro davanti all'altare con due di loro danno il corpo. Negli angoli, generalmente con il calice, quindi il comunicando prende l'ostia, poi va lì nell'angolo e fa la comunione. Potrebbe essere una soluzione. O la soluzione è che effettivamente si moltiplicano i ministri che danno poi le sacre specie, e quindi con intinzione così. Io quando sono stato parroco, perché affinché però attenzione, non dipende da Don Ernesto o da un parroco, è disposizione dei vescovi, quindi i vescovi devono stabilire che nella loro diocesi si possa fare la comunione sotto le due specie o a quali condizioni si possa fare la comunione sotto le due specie, quindi non è il capriccio del parroco se lo vuole fare o non lo vuole fare. Dove io stavo come parroco, il vescovo diede facoltà ai parroci di poter fare la comunione sotto le due specie. E quindi in genere il tempo quaresimale e pasquale io sempre facevo la comunione sotto le due specie. Con i ministri avevo le religiose e con i ministri straordinari, con una catechesi preparata anche alla comunità, ecco, facciamo la comunione sotto le due specie. Però ripeto, non è che era un di più rispetto poi a quella ordinaria dove solo con il pane. E il vescovo non ha dato indicazione. Se uno può chiederlo così, ma... Da noi in America, no? Consacrano molto più calici. Sì, abbiamo detto, sì. Perché poi si divide. Sì. Sì. Infatti l'ho detto prima, no? Facendo l'esempio degli anni. Farò una domanda veramente proprio mediocre, però soltanto per capire, no? È un fatto adesso più pastorale, però voglio capire proprio per non... A volte, per esempio, facciamo ipotesi con i giovani, a volte si va a fare i campi scuola e compagnia bella. Lo so che adesso attirerò un po', adesso si usano questi mezzi tecnologici come il tablet. Mi è capitato di fare la messa con però il rito romano, eccetera, eccetera, così. Come la mettiamo?
Sì. No, no, è... Su questo si sta un po' discutendo, anche a livello di congregazione. Diciamo che... Avete capito cosa ho detto, no? Anziché il messale... Col tablet dove tu... Cioè il messale del tablet... Però... Sì. Perciò noi ci aspettiamo. Mi sembra una domanda banale, ma tolto non lo è. Sì. Allora, diciamo che in casi particolari, anche urgenti, oppure di combinazione che si viene a creare, va bene. Caso ordinario non va bene. Circa la liturgia delle ore, che abbiamo anche sul cellulare, con le applicazioni, teniamo presente che anche qui c'è stato uno sviluppo anche all'interno proprio della prassi ordinaria. Nei monasteri, oppure se avete visto quando c'è il coro monastico, se ci avete fatto caso, il coro è così, no? Poi al centro c'è una sorta di leggio grande, su questo leggio si metteva il graduale, perché non avevano i breviari o il libro dei salmi, quindi c'era quello grande, tutti quanti leggevano su quello grande, poi dopo con l'avvento della stampa così, e poi si è fatto il breviario, quindi c'è stato già un certo sviluppo pure in questo, quindi per la situazione mi trovo a viaggiare, allora è chiaro, lì mi è anche comodo così. Però anche lì la prassi ordinaria qual è? Il contatto con il libro. Quindi avere a casa, se ho il breviario a casa, allora vabbè, se non lo tengo. Certamente, sempre leggiamo tante cose, no? Sì, no, voglio finire di rispondere. Leggiamo tante cose molte volte, quella è una cosa buona che stiamo leggendo, quindi anzi che poi diventa poi preghiera, no? Sì. Tipo il campo scuola con i ragazzi. Però ecco, facciamo attenzione pure a questo, no? Il campo scuola con i ragazzi, mi porto il tablet, nella borsa dove doveva andare il messale, che cosa metto al posto del messale? Sì. Grazie, che lei è stato tanto perché il lettore presta la voce, la quindi è importante leggere dal libro, poi si può leggere sul foglietto? Necessariamente si legge dal lezionario, non si legge dai foglietti. I foglietti, se vi ricordate, ne parlammo anche, questa è purtroppo una cosa proprio terribile, i foglietti durante la celebrazione non dovrebbero proprio esserci durante la celebrazione. Il lettore che va a leggere quel foglietto andrebbe lapidato. Se l'immagine è così forte, ve lo sapete che sto scherzando così, però per dire la parola di Dio è pesante. È pesante la parola di Dio, e quindi non posso andare... è sminuire, vedete l'importanza dei segni, no? Io così sminuisco quello che sto facendo. Certo, dobbiamo fare il corpo dei lettori. Sì, così ne abbiamo parlato, poi andiamo a vedere un po'. Siccome mi distrago un po' di tempo, quando nella realtà ho letto in quel momento, durante la contemplazione, dopo, no? Allora, la questua quando andrebbe fatta? Andrebbe fatta durante la presentazione dei doni, perché noi questo non l'abbiamo visto. Quello che noi chiamiamo offertorio è si portano all'altare il pane e il vino, vedete? Il pane e il vino che viene portato all'altare, non lo dimentichiamo, quello è il nostro lavoro. Perché nella Chiesa antica i fedeli portavano all'altare quello che poi diventava il corpo e sangue di Cristo. Tant'è vero, si racconta, e ci sta proprio scritto questo, che forse già ve lo dissi, che una signora portava il vino e quando andò a fare la comunione al pane e al vino, si rese conto che il vino non era quello che aveva portato lei e si andò a lamentare. Sì, e quindi è buon parroco, il vino se l'ha portato sopra. Perciò si dice o vino va messa e poi c'è l'altro vino. Quindi adesso, siccome non c'è più il fatto che la persona confeziona il pane e il vino e lo porta, qual è il modo attraverso il quale io partecipo? È questo. Voglio arrivare.
Quindi se è la mia partecipazione, deve iniziare prima che inizi la preghiera eucaristica. Perché la preghiera eucaristica, abbiamo detto, tiene quell'inizio e quella fine, che non può essere interrotta. E quindi i doni vengono portati, quei doni poi vengono trasformati. E quindi è quel mio contributo, chiaramente non è la 10 euro o l'euro che io posso mettere là dentro, ma è che io mi sto donando, è quello che poi concorre, diciamo, alla formazione del pane e del vino. E quindi non può essere dato dopo che la consacrazione già si è fatta, o durante la preghiera. Quindi quale dovrebbe essere il concetto? Si può trattare il pane e il vino, si raccolgono i soldi, la questua, e c'è il canto. Quando è finita e vengono portati all'altare, inizia la preghiera eucaristica. Anche qui, dice, ma si allunga di più, e anziché uscire due cestini, escono sei cestini. E qui si tratta di creare poi, no? Due vanno di qua, due vanno di là, due partono dal fondo, vanno nei laterali. Liturgicamente, quali sono i segni da portare ad altare? Pane, vino, questi qua, attenzione però, non il grano o il grappolo d'uva, perché il grano è così come ce lo offre il Signore. E infatti, il Signore come dice così, benedetto sei tu Signore, dalla tua bontà è uscito questo pane, frutto della terra, il grano è del nostro, quindi quel grano che è stato macinato nel mulino così e poi è uscito fuori il pane, quindi le ostie in pratica, quelle dobbiamo portare a tale. E neanche la pagnotta di pane, perché la pagnotta di pane non viene mangiata. Quindi deve essere portata a tale ciò che diventa il corpo e sanguis, quindi pane, vino e il cesto per i poveri, di condivisione per i poveri. Se si prepara anche l'altare in quel momento, si può portare ad esempio anche la tovaglia, oppure si può portare la coppetta di fiori e le candele, se si prepara l'altare in quel momento. Ma se l'altare è già preparato, pane, vino e il cesto che dovrebbe essere poi condiviso per i poveri. Vi ricordo che una volta da resta, all'offertorio, furono portate delle scarpe per il sacerdote. Sì, durante un giubileo lauretano, durante o lauretano o San Paolo, e infatti fu detto che non doveva essere quella. Non doveva essere fatto. Sì. Tranne che, allora io porto le scarpe inteso come condivisione da portare ai poveri, non perché il vescovo sa mettere lui ai piedi, oppure il parroco poi diventano per lui, oppure il cesto per il povero parroco, no, deve essere condizione per i poveri, quindi va bene anche le scarpe, il vestito, ma a condizione che, ad esempio, vedete, noi come Chiesa Cesana, questa settimana abbiamo raccolto gli indumenti. Nulla vieta che, ad esempio, alla presentazione dei doni porto pure come segno proprio di questo, ecco, quello che abbiamo raccolto per i poveri. Quindi i segni devono essere poi distribuiti a chi? Esatto, ne è effettivamente bisogno, perché non lo dimentichiamo, dalla mensa parte la carità, dalla mensa parte la carità. E quindi, ad esempio, se neanche il calice viene portato all'altare, o se si porta il calice con il vino dentro, se porti il calice vuoto, io sto dicendo, questo calice te lo stiamo regalando. Quindi se mi trovo io che vengo a celebrare, io perché vengo invitato, non mi portano il calice, io capisco, quel calice è per me. Invece non è così, lo sappiamo. Quindi solo i doni che servono proprio per la transustanziazione e per la condivisione poi con i poveri. Qui diciamo non c'è un segno specifico, anche perché l'ostentazione del Vangelo dopo la proclamazione del Vangelo non è prevista ritualmente, è stata diciamo presa con Giovanni Paolo II. Con Giovanni Paolo II che iniziarono a portare, a baciare il Vangelo al Papa, e il Papa poi dava la benedizione, neanche questo poi è previsto. Allora quando viene ostentato il Vangelo, l'ostentazione è bene che sia fatta, c'è chi si segna, chi si fa il segno di croce, chi preferisce inchina fare l'inchino con la testa, è già più una cosa personale, oppure poter guardare quella parola. Mi è stato detto, io lo faccio in genere, che quando si va a prendere l'Eucaristia bisognerebbe fare un piccolo pellegrinaggio, cioè partire dal punto della chiesa per andare verso il tabernacolo a ricevere l'Eucaristia. Mi è stato detto, io l'ho presa come una cosa, pure lo faccio, però volevo capire se realmente è così, no? No, perché? Perché io il pellegrinaggio già l'ho fatto partendo da casa.
perché significherebbe come se in quel momento io poi sto entrando in chiesa. No, invece io già da casa sono partito e facendo già da casa avrei dovuto chiedermi, ecco, mi sono messo in cammino per andare a incontrare il Signore, perché il Signore già l'ho incontrato nella parola, l'ho incontrato già nella comunità radunata, ora lo incontro sacramentalmente. Quindi la consapevolezza, ecco, già uscendo dal posto per andare verso l'altare, quello sì, però ripeto, se parto, se lo faccio per fare il percorso ordinato, perché pure qui potrebbe, se no partiamo dal lato e così si fa la cosa ordinata e non chi esce poi così una fila disordinata, mi sta bene, ma il fatto che come idea di pellegrinaggio no, perché ripeto, l'ho fatto fino adesso, che cosa ho fatto allora? Va bene. Ringraziamo il Signore, facciamo un altro applauso a Don la Trinità, il trinitesco. Bene, soltanto allora, chi si deve iscrivere ancora o vuole iscriversi al ritiro di Quaresima che si terrà il 5 marzo, che è di sabato, partiremo, vabbè che poi lo dirò dall'altare, comunque partiremo, ho detto, alle 8. Non più alle 7:30, ma alle 8. Grazie. E alle 8. Vabbè, poi al limite, poi dall'altare diremo e metteremo anche a fisso anche qui più o meno lo schema del così. Però è importante questo, perché il pullman è pieno. Mo chi deve venire, vuole venire con la macchina perché è fattibile, è vicino, bisogna comunque prenotarsi lo stesso per il pranzo, se uno è cosa buona e giusta, perché se facciamo un ritiro tutta la giornata, perché io devo dirlo alle suore, perché devono sapere quanti posti fare, quanto a tavola. E allora è importante, se questa settimana così chi si è deciso venga, pure se vuole venire con la macchina, mi deve dare il nominativo e poi anche così per il pranzo e altre cose. Sì, ma la maggior parte, perché la maggior parte sono tutte le persone che così, devo dire, tutte le persone che conosciamo così. Sa chi può pagare direttamente sul pullman, chi invece sa che deve venire con la macchina può venire in settimana, perché comunque io alla fine di questa settimana devo. Oh no, sono due settimane, mo qua. La settimana prossima. Sabato l'altro, non sabato questo. Allora comunque io devo avvisare, devo dire alle suore il numero preciso di chi resta anche a pranzo, perché 54 il pullman così. Ringraziamo il Signore, rifletteremo su Don Maurizio, tu no, rifletteremo sulla misericordia, per te. Diciamo che il tema della giornata di ritiro è: siate misericordiosi come state misericordiosi il Padre vostro che è nei cieli. Così. Poi così vediamo un po' se Don Maurizio dà la sua disponibilità anche per il futuro, ecco, o sulle opere di misericordia spirituale, corporale, oppure sui segni liturgici. Vediamo un po' anche lui e anche noi e Don Antonio con lui, vediamo un po' che cosa necessita, anche se è l'anno della misericordia. Probabilmente, forse, se tu Don Maurizio non hai difficoltà, va bene, però è l'ultima serata, fai tu la preghiera, fai tu la benedizione. L'ultima scelta. In Egitto. Beh, io penso che la cosa più bella, che al termine di questo percorso mi auguro perlomeno di avervi aiutato a poter percepire la paternità di Dio, e che questo poi è tutto alla fine, ci rendiamo conto di questo. Allora veramente, più che con le labbra, con il cuore, quella preghiera che Gesù ci ha insegnato, dove sperimentiamo la misericordia del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata e grazie. Ci vediamo sabato prossimo. Ultima domanda. Noi facciamo il Padre Nostro. Nella messa dobbiamo andare. Sì. Possiamo anche stare fermati. Anche qui si potrebbe anche dare la mano in questo caso. Grazie.